A Masoronco il Trento dimostra di essere squadra di categoria superiore. Ok, la promozione dovrà passare attraverso l'insidiosa pendice dei play-off interregionali, ma questa squadra capace di vincere, convincere e divertire nella goleada rifilata ad un Appiano impotente ha tutte le carte in regola per raggiungere la Fersina in Serie D. Riassumendo la cronaca di un match a senso unico, si scalda subito il Trento che al terzo sul rinvio corto della difesa di casa va alla conclusione potente ma ampiamente fuori misura con la Vecchia. Fraseggia bene il Trento sulla tre quarti al settimo su delizioso lancio filtrante di La Vecchia. Il taglio di Gattamelata viene coronato da quest'ultimo con un preciso tocco sull'uscita di Iardino. Aquilotti repentinamente in vantaggio. Insiste la vice capolista disinvolta nella manovra e al dodicesimo perviene al raddoppio, allorquando un preciso rinvio di piede di Sforzin dopo intervento in presa alta. Coglie impreparata la difesa della Piano ma non Marzocchella, che sulla corsa incrocia un sinistro di chirurgica precisione per il 2-0 Aquilotto. La Piano è a tal punto schiacciato nella propria metà campo che Avancini deve spezzare il forcing ospite, tentando da 70 metri un pallonetto che con Sforzin fuori dai pali. Si perde a lato non di molto. Poi ancora Trento con schema da calcio d'angolo e con l'illuminato ferrarese, che innesca i 20 metri la conclusione di Paissana abbondantemente a lato. Sempre solo Trento come la mezz'ora quando Gattamelata apre lateralmente per La Vecchia, che si accentra a velocità doppia dalla destra per poi scoccare un sinistro impreciso. Aquilotti debordanti al 32esimo ferrarese dopo essersi liberato con classe del diretto avversario. Lascia partire una sciabolata a tagliare il campo raggiungendo a sinistra Marzocchella, che rientra sul destro e poi scarica un diagonale che Iardino respinge in tuffo. Ancora il numero 1 di casa protagonista al 37esimo allorquando un lancio in verticale di Paissan innesca l'inserimento in area di Ferrarese che supera Vancini ma non riesce a fare altrettanto con Iardino. Dà anche spettacolo la formazione di Melone con Gattamelata che al 43esimo serve di tacco La Vecchia, il cui lancio in verticale libera Marzocchella stoppato da un Iardino superlativo. Al 45esimo si vede su azione anche la Piano con primo tiro di Filippin respinto a mani aperte da Sforzin e con la ribattuta di Vitroller murata invece da un difensore ospite. Ma è solo un flebile fuoco di paglia perché al 46esimo su imbucata di La Vecchia l'elegante ferrarese supera Iardino con un delizioso scavetto. Primo tempo a senso unico che il Trento chiude in vantaggio per 3-0. Si riparte il secondo tempo a match già ampiamente chiuso. È pura accademia col Trento però che trova il modo per calare il poker, con inserimento in area cross dalla sinistra di Vitti per il colpo di testa in tuffo di Marzocchella, che fa 4-0 e doppietta personale realizzando oltretutto la sua 14esima rete stagionale. E al 90esimo c'è gloria anche per il neo entrato Ravelli, che firma il definitivo 5-0. Per il Trento la nona vittoria in 10 partite del girone di ritorno, nelle quali ha messo a segno 27 reti, subendone appena 5. Di questo passo il secondo posto diventerà matematico ben prima della fine del campionato e così gli Aquilotti potranno preparare al meglio i play-off e l'assalto alla Serie D. Una mission tutt'altro che impossible per questo Trento.